Ciao bambini, ciao bambine. Oggi vi presento un albo illustrato che si intitola Il leone volante di Christine Bégel e Christine Détour. È della collana Ponte delle Arti, di Jacques Abouck. È una collana interamente dedicata a tanti pittori e artisti del nostro tempo. Questo è dedicato a Calder. Ve ne leggo qualche pagina. Il leone volante. Si chiama Raggio di Sole, Mister Artigli Affilati, Signor Panciapiena. È il re degli animali. Quando Sua Maestà il Leone sbadiglia nella savana, si sente fin dall'altra parte del mondo, sui ghiacciai. Il più spaventoso degli orsi bianchi diventa blu, per la paura. Un ringhio sbadiglio con artiglio? Sua Maestà ha fame. Per paura di essere divorati, gli animali gli fanno dei regali. Non importa quali, regali da mangiare. I regali non si rifiutano mai, così, gnam, il leone divora tutto quello che gli mettono tra le zampe e con la pancia piena s'addormenta sotto il sole dorato. Quando dorme, il leone sogna. Sogna di essere un uccello. Do, do, re, gli spuntano le ali. Mi, fa, sol. Prende il volo, leggero come una piuma. La, la, si, do. Si posa in equilibrio su un ramo. Ah! Essere un uccello. Ahimè, il leone è talmente grosso e pesante e pigro che non riesce a salire sull'albero. Cosa capiterà al nostro amico leone? Se volete saperlo, potete leggere questo bellissimo albo illustrato dedicato a Calder della collana Ponte delle Arti di Jacques Abouck, scritto da Christine Bégel e Christine Détour. Si intitola Il leone volante.